oggi ti ho portato uno di quei pro player che tu non hai idea. L'ho osservato ultimamente, guarda, ti rimarrai proprio a bocca aperta. Ma stai scherzando? Ma tu mi porti un pro player al giorno? L'altra volta mi hai portato il king dei trick che si è sfidato al king dei provini e tutto. Ma oggi chi mi hai portato? Max, guarda, oggi ti ho portato una giovane promessa della nazionale italiana di Istanbul, guys. Ma stai scherzando? Una giovane promessa? Ok, vai, fallo entrare, sono super curioso. Mate? Sì? Chi cavolo è Pino Due Anni? È uno di quelli là che entra per sbaglio, che va sempre espulso? No, Max, guarda, mi sono dimenticato. È una giovane promessa, ma forse un po' troppo giovane. Quanti anni ha, Mate? Max, lo leggi tranquillamente dal nome, ha 2 anni. Cosa? Ha 2 anni e tu hai fatto entrare un pro player di 2 anni. Ora mi spieghi com'è possibile che a 2 anni sai giocare a Istanbul, guys? Io a 2 anni praticamente non lo so, mi bevevo il latte da biberon. Ma ora spiegami un attimo, come cavolo hai fatto a contattare sto tizio che manco sa parlare, immagino? Max, praticamente suo padre, anche lui un pro player di Istanbul, guys. Io, essendo un grandissimo manager, mi ha contattato. Oh, capito, quindi addirittura sei entrato in contatto. Oh, ma che sta facendo? Oh mio Dio, stava andando sopra al bordo, mi ha un po' stupito. Ma adesso sono curioso. Pino Due Anni, mi senti? Pino? Ma è uno scherzo. È uno scherzo, Mate non sa parlare. Pino, quanti anni hai, Pino? Non ci posso credere! No, io tutto mi sarei aspettato, tranne che un bambino talmente piccolo da non saper parlare. Mate ti prego, allora dimmi che questo qui è davvero forte. Secondo me è impossibile, cioè dovrebbe andare avanti con i pupazzetti, con i giocattoli, invece sta giocando a Istanbul, guys. Max, tu non hai idea di quanto è forte questo, fidati, ti sorprenderà. Mi sorprenderà, va bene, allora sono veramente curioso, ragazzi. E voi, avete mai visto un bambino di 2 anni giocare a Istanbul, guys? Se no, iscrivetevi al canale e lasciate like. Va bene, dai, allora guardiamo un pochino che cosa fa Pino Due Anni, che dovrebbe chiamarsi Pino Due Anni, ma non so perché. Allora, ok, ci può stare. Ha sbagliato un saltino. Adesso io lo sto guardando, lo sto aspettando. Pino, dai, ce la puoi fare? Dove stai andando? Mate, ma sei sicuro che questo sia un pro player? Pino, svegliati! Ma no, tu devi capire che lui quando perde, lui si arrabbia un po', perché capisci, lui è molto competitivo, quindi lo devi un po' capire anche tu. Ho capito, quindi ora che è morto, immagino. Va bene, questa è la lingua degli dèi, immagino. Cioè, Mate, tu riesci a tradurmi quello che dice? Mi sa che non sei qualificato. Ah, ti ha detto proprio questo? Hai capito proprio bene. No, aspetta un attimo. Io questo non me l'aspettavo. Un momento. È un po' strano, sai, per giocare a quest'età uno deve essere un po' strano. Poi ti ho detto, lui è molto competitivo, quindi capisci. Me ne sono accorto. Ha tirato un urlo che mi ha palesemente rotto le cuffie. Non so se vale la stessa cosa anche per te. Però comunque tu hai detto che è un pro player e si è morto e ha urlato anche troppo. Mi aspettavo di vedere qualche prestazione di quelle pazzesche. Beh, ma lo sai, Max, come sono i bambini. Ogni tanto fanno bene, ogni tanto male. Tu gli devi dare fiducia, però. Ok, va bene. Allora adesso provo a comunicare con lui. Magari parlo la lingua dei bambini. Vediamo. Vediamo se riesco a parlare. Gugu Gaga? Ha risposto! Gugu? Oh mio Dio! Mate, allora tu hai studiato la lingua dei bambini per diventare suo manager? Sì, tantissimo, tutti i giorni. No, sono morto! Ok, tu che l'hai studiata, allora riesci a tradurre più o meno quello che dice? Io adesso gli vado a dire se quante coppe ha, ok? Gugu? Che hai detto? 25.000! 25.000! 25.000 coppe e quante corone? Gagagugu? Oddio! No, ma devi dirmi subito quante corone ha. Ha 6.000 corone. Sì!
la corro. No, un attimo. Non è possibile una roba del genere. C'ha 2 anni. C'è questo. Cioè, per avere tutte ste corone e ste coppe, deve giocare da quando è nato praticamente. Mi immagino lui che viene partorito dalla mamma e parte col telefono in mano a giocare a Stumble. Guys, questa cosa è pazzesca. Va bene, dai, voglio vedere un pochino come se la gioca. Anzi, signor manager, magari incoraggialo un pochino, che secondo me è un po' sottotono. Pino, gaga giga guga. Ok, Max. Ho capito tutto! Ho capito tutto! E mi ha detto che praticamente adesso vincerà, immagino. Ha detto che te le vince pure anche 10 di fila, se vuoi. Madonna! 10 di fila, va bene! Ho visto... Oh, ma si è qualificato prima di me! Ma te non gli tirare calci, che si arrabbia, è piccolino. Se gli tiri un altro calcio finisce che inizia a piangere. Io non voglio prendermi le responsabilità. Scusa, mi piace picchiare i bambini. Per essere un bimbo prodigio, così prodigio, immagino avrà dell'alimentazione particolare che lo rende così forte, praticamente con dei riflessi così assurdi. Quindi Mate, ok, vedo che è convinto. Adesso noi andiamo a chiedere che cosa si mangia e tu ovviamente dovrai fare una traduzione, Mate. Anzi, chiediglielo tu. Chiediglielo tu, che io non so ben parlare la sua lingua. Basta. No, madonna, che lo fa questo? Si fa la cena di Natale, il pranzo di Natale, non lo so. Vabbè, qualifichiamo. E quindi che si mangia? Sentiamo. Allora, mi ha detto che si mangia omogenizzati. Ok, questo molto sostanzioso, molto sostanzioso. Mi ha detto che si mangia biscotti plasmon. Biscotti plasmon, ok, buoni biscotti plasmon, poi? E poi ha detto che beve acqua frizzante. Bella, ok, acqua frizzante a 2 anni, non lo so, però ok, in qualche modo deve essere diverso dagli altri bambini, insomma. Dai, siamo arrivati alla finale, voglio vedere se Pino 2 anni, ho sbagliato a scrivere, è all'altezza di questo gioco. Vediamo se riesce a portarsi a casa. Oh, mi ha fatto il trick. Mate, non so se l'hai visto. Mate, non so se l'hai visto. Mate, io non riesco a superare il primo ostacolo, non so dove sta finendo, non ne ho idea. No, Max è primo, io lo vedo primo, Ma io continuo a morire e c'ho 16 anni, all'incirca 14 più di lui, e sto facendo una figuraccia. Oh mio Dio, ma dov'è? Dove cavolo è? Guardalo! Sta facendo i trick! Oh mio Dio, sta letteralmente facendo i trick. Guardalo, sta passando lungo tutto il muro. Prova a seguirlo, ragazzi, proviamo a seguirlo con i trick anche noi. Ma io non mi sento così forte da riuscire a fare tutti questi trick. Guardalo! No, se vince la partita, Mate, io penso di aver... Cioè, è il giovane prospetto di Stumble Guys migliore in circolazione. Max, oddio, è un 1v1 finale. Vai Pino, ce la puoi fare. Vai Pino, no, vai Pino, Pino! È mia. No, non ci posso credere. Ha veramente vinto Pino. Cioè, Mate, sei stato battuto da un bambino di 2 anni. Max, sei stato battuto anche tu. Sì, ma io non lo stavo sfidando. Cioè, nel senso. Ok, sì, hai ragione. Sono stato battuto anche io. Hai ragione. Va bene. Allora sono veramente curioso. Magari è capitato. Vediamo se è veramente forte. E comunque lì va a scuola. Immagino vada all'asilo. Non so se a 2 anni si va già all'asilo. Glielo andiamo a chiedere, Mate. Chiedigli se va a scuola. Che ha detto? Ha detto no, non c'ho voglia. Come non c'ha voglia? No, aspetta un attimo. Amico, ho capito che devi fare le big performance per vincere su Stumble Guys e devi allenarti giorno e notte. Ma non, cioè, nel senso, devi andare a scuola. La scuola è importante, ti insegnano i numeri e soprattutto ti insegnano a parlare. Max, ma guarda che lui deve fare le clan war, mica tempo. Giusto. Hai capito proprio bene. Praticamente lui mi ha detto che a lui non serve andare a scuola per i numeri, perché già li ha imparati per contare tutte le sue coppe. E la madonna, quindi è arrivato praticamente a... Quante ne aveva? 20.000, una roba del genere. Esattamente. E quindi ha imparato a contare fino a 20.000 a 2 anni. Va bene, allora proviamo. Dai, contaci un po' i numeri. Lungo, gue, gue, guaguo, wingue.
Mi sono fatto eliminare così posso aspettare i due prodigi. Ma questo prodigio, no, magari, cioè, se è veramente forte, può pensare di entrare nel team? Secondo me sì, Max. Secondo me, ti dico, è già pronto. Ok, ok, prova a chiedere, prova a chiedere. Pino, ha detto che per entrare vuole 1000 euro. Cosa? No, cioè, a 2 anni vuole 1000 euro. No, non è possibile questa cosa, non è possibile. Ho capito. Che de... Avevo sentito male, scusa Max, non erano 1000 euro. E che cos'era? Era 1000 plasmon. 1000 plasmon, vuole 1000 plasmon. 1000. Ma come faccio a prendere 1000 plasmon? Cioè, 1000 plasmon costano più di 1000 euro. Non va bene questa cosa. Intanto ha vinto, Mate, ti ha stracciato anche questa volta. Oddio, oddio. No, non ci posso credere. Pino, ti sei fatto eliminare all'ultimo da Mate. Qualcosa non è andato bene. Ma te l'ho detto che devi farlo vincere. Questi bambini sono pericolosi. Max, mi sa che devo scappare. No, no. Ok, 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 va bene, va bene, va bene. Molto particolare questo bambino. Veramente sì, un bambino prodigio, ma un bambino veramente molto molto strano. Secondo voi devo farlo entrare nel team? Ma te, che cos'è quello? Ma ha detto così, lo spaventi, basta. E voi che cosa direste? Lo facciamo entrare nel team? Sì o no? Io sono veramente indeciso, quindi lascio a voi la scelta. Ma te, posa quel coso. Mamma mia, ciao ragazzi, bye.